Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su YouTube a partire da 0,99 centesimi al mese o su Twitch utilizzando Amazon Prime Video. Ricordatevi solo di rinnovarlo di mese in mese. Venite a seguirci anche nei gruppi Telegram, trovate tutto in descrizione e... perché magari ci sono anche dei vantaggi. Comunque venite perché è veramente, veramente bello il nostro gruppo Telegram. Vi ricordo anche il nostro sponsor che compie 10 anni di vita dal 2014 al 2024, fantasyastore.it, uno dei store online più forniti d'Italia, spedizione in 24-48 ore, codice sconto LOTUS5 per avere il 5% di sconto sui prodotti non scontati. Quindi se volete andate a comprare da Fantasia che sono veramente dei bravissimi, bravissimi ragazzi. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del Modern, un quesito che mi sono posto. Il Modern è ancora realmente sostenibile? Sto vedendo nella mia community qua di Torino che Modern è veramente, veramente ai minimi storici. Mai visto un Modern giocato così poco e mi sono posto delle domande. Mi sono detto come mai viene giocato così poco quando è sempre stato un formato... tra i più giocati in Europa, no? Soprattutto in Italia. In Italia ha veramente avuto un successo enorme, ma in generale in Europa. Io mi sono dato alcune risposte, vi dirò in questo video quali sono secondo me le cause. Sono contento se commentate il video con la vostra percezione, perché io ho la mia percezione di Torino e del Piemonte, però sicuramente in alcune zone d'Italia sarà la situazione diversa rispetto a Torino, quindi sono molto molto curioso, fatemi sapere la vostra. Allora, il power level delle carte di Magic si è alzato tantissimo. Questo è un problema di cui abbiamo discusso qua sul canale tantissimo e sono contento che l'abbiamo fatto perché è un problema che i giocatori, almeno quelli con cui parlo io, recepiscono come reale. Devo dire che non ci vuole un genio dell'analisi quantistica, fisica, matematica per capire che purtroppo, per me purtroppo, poi magari qualcuno è contento, le carte sono sempre più forti, sempre più complesse, con testi sempre più lunghi. Questo è palese, palese a tutti ed è una realtà. E questa come incide sul Modern? Incide col fatto che le carte che escono anche negli ultimi set di Standard, avendo un power level altissimo, vanno ad incidere anche loro in Modern, cosa che in passato succedeva molto meno. Cioè, in passato un set di Standard magari dava una o due carte per Modern e non era neanche detto che fossero chissà quanto impattanti, no? E parliamo di un Modern con tante espansioni di meno, quindi con un power level molto più basso. Però i set uscivano con carte forti, ma non esagerate, e quindi c'era un aumento di power level graduale, veramente piano piano, e quindi questo andava ad incidere sul Modern, facendo sì che tu non dovessi cambiare mazzo e carte troppo spesso, no? Perché alla fine le carte avevano quel power level, uscivano, magari ne compravi uno o due per Modern ed eri a posto. Invece adesso, qua vi ho aperto per primo Delitti di Carlo Manor. Il Veil Ripper, e voi direte, il Veil Ripper non si gioca in Modern. In realtà no, si gioca anche quello. Poi ovviamente non è una staples, però si sta giocando. C'è una lista che si chiama BG Scam, che gioca sia Sorin, sia lui che Griff, eccetera. E tra l'altro non ha fatto un risultato una volta, cioè ho guardato su MTG Goldfish, trovate diversi risultati di questa lista, che è molto spicy, molto interessante, veramente molto bella, e a livello di particolarità del deck. Quindi anche il Veil Ripper, comunque piano piano sta iniziando ad avere un impatto in Modern. Le Line of the Guild Pact ha avuto un impatto incredibile, ed è un'altra carta di Carlo Manor. Tra l'altro mi fa troppo ridere vedere queste carte che hanno degli impatti anche in Modern, e poi alla fine le line, vedete, 8 euro è sceso. E non si sa perché, cioè, non si capisce. Cioè, ha avuto un impatto forte, però comunque scende. E il valore del box è bassissimo. E questo è un altro discorso che affronterò anche in altri video, che purtroppo le carte di Magic adesso sono degli investimenti per la maggior parte brutti. Perché se voi guardate, tantissimi set che escono poi tendono a scendere. Perché c'è talmente poco hype, talmente poca voglia di aprirli, talmente poca voglia di comprare le carte, perché è troppo frenetica l'uscita delle carte, che anche i set che hanno delle carte che poi in realtà si giocano, però alla fine la gente dice ma io non me lo compro più uno, due, tre box per aprire un po' di carte e tenerle. No, io... vado, mi compro
tre carte che mi servono e sono a posto. Ed è un ragionamento che purtroppo devo approvare perché l'altro non è sostenibile con tutte queste uscite. Cioè dovete investire veramente migliaia di euro per comprare prodotto sigillato di ogni espansione che esce. Veramente è una follia. E voi direte, boh, Veil Reaper, le line è finita qui. No, addirittura abbiamo un set di terre che è inciso in Modern, che sono le Surveyland. Quindi, adesso, senza dilungarci troppo su questo discorso qua, vedete come un set di standard abbia dato il Veil Reaper in un archetipo secondario, le Line of the Guildpact, che è praticamente entrato in un archetipo primario, e poi delle terre che sono entrate in Modern in maniera anche abbastanza importante. E far entrare delle terre in Modern con un set di standard è veramente difficile, ragazzi. C'è una cosa che accade una volta ogni X anni. E invece è accaduto perché Power Level è esploso e quindi anche le carte dei set di standard entrano. Altro set che vi faccio vedere. Qua abbiamo l'ultimo set uscito. I banditi Crocevia Tonante, e abbiamo comunque lo Slingshot che sembra essere una buona carta. Quindi Jace che è entrato in una lista che ha fatto risultato in una challenge, che questo vuol dire niente, praticamente niente, però c'era ed è una carta che comunque ha sinergie importanti con carte di Modern. Sono abbastanza palesi le sinergie che ha, c'è Valky, Ancestral Vision, eccetera. Infatti l'Ancestral Vision si sta muovendo e è dovuto a Jace Reawakened. Satoru si sta provando, anche un'altra carta che si sta provando, anche se vedremo se si giocherà. E poi, io qua non ve l'ho aperto, ma c'è tutta la parte Big Score, che è un altro set che doveva essere il secondo Aftermath, quindi un mini set di 50 carte, che doveva essere escluso da questo set. Però, visto le lamentele su Aftermath, visto che è andato male come set, la Wizard ha deciso di inglobarlo dentro Outlaw. Secondo me è stata una mossa vincente, perché loro avevano già fatto le carte, volevano farlo uscire. Io avrei preferito che non fosse uscito, non fosse stato integrato. Però, tra le due, meglio qua dentro almeno, Outlaw ha più valore rispetto a quanto avrebbe avuto senza quel Big Score dentro. Quindi siamo contenti. Però anche in Big Score, che sono carte legali in tutti i formati, ci sono delle carte per Modern veramente fortissime. Quindi è veramente un casino. E come vedete, quindi anche i set di standard danno carte al modern e questo crea un problema grosso perché voi dovete integrare i vostri deck troppo spesso. Qualcuno mi potrebbe dire, ma il valore dei deck di modern non è salito rispetto al passato, anzi probabilmente è anche sceso o è rimasto comunque lì lì. E io sono d'accordissimo, anzi la mia percezione è che il valore dei mazzi modern probabilmente è anche sceso mediamente o comunque, ripeto, siamo lì. Fate conto che io ho giocato un periodo dove Jund, non dico che toccasse i 2000 euro, ma eravamo a 1700-1800, perché c'erano 4 Tarma a 450, le Liliane a 240 e poi tutto il resto. Quindi c'è veramente un periodo dove le carte Magic costavano tanto, le fetch erano tutte molto più care perché non ho ricevuto una ristampa o neanche quella, comunque poca roba e quindi erano altissime anche le fetch. Faccio un esempio, la Scalding per tanti anni ha variato dai 45-60 euro, no? E così tutte le altre fetch. Quindi il costo dei deck totale, secondo me, è probabilmente sceso, ok? Il problema è che, e questo è il problema più grosso, che dovete cambiare deck e carte troppo spesso. Cioè, prima in Modern funzionava così. Ti montavi Affinity e tu Affinity ce l'avevi competitivo per 3, 4, 5, 6 anni. In quei 3, 4, 5, 6 anni dovevi magari aggiornare 3 carte, 6 carte, 8 carte, ma veramente poche per tutti quegli anni. Adesso se noi guardiamo un deck di 4 anni fa e un deck di adesso, cioè non c'è niente, non c'è quasi niente di simile, capito? Cioè, ovviamente ci sarà qualche carta che si gioca lo stesso, questo è ovvio, ma la maggior parte del deck sarà cambiato. Perché il power level è esploso, escono una marea di carte in più ed è molto difficile starci dietro. Vi faccio vedere una tabella che mi ha veramente, veramente mi ha toccato incredibilmente. Vi faccio vedere questa statistica che è assurda. Allora, le top creature giocate in Modern in questo momento. Abbiamo Ragavan, Orcish Bowmaster, Griff, Sabeltish e Ohthred. Mi viene da ridere. Endurance, Our Might, Magus of the Moon, Doughty Voidwalker e Shaun of Draco. Su 10 creature, tra le più giocate in Modern, 9 sono uscite negli ultimi 3 anni. Cioè, vi rendete conto? A me viene da ridere perché per me è una cosa ridicola, io lo dico tranquillamente.
è ridicolo, perché noi prendiamo il Modern che ha un tot di set legali che variano dal 2003 ad oggi. Ok, quindi parliamo di 21 anni. Secondo voi è normale che su 21 anni di Magic 9 creature su 10 più giocate in questo momento in Modern siano degli ultimi 3 anni? Io vi pongo questa domanda, ma la risposta è una domanda retorica perché la risposta è palese, no, che non ha senso, perché vuol dire che le carte vecchie diventano carta straccia. E quindi, dal punto di vista della sostenibilità, Modern non è sostenibile così. O è sostenibile per chi ovviamente ha tantissimi soldi, vuole buttarli, eccetera. Ma c'è un altro ragionamento da fare, non è solo a livello economico che è insostenibile, ma anche a livello di testing. Nel senso che tu, se non testi costantemente, di mese in mese, i tuoi centinaia di game, tu non sei competitivo poi. Perché il meta cambia, escono carte nuove, mentre prima tu avevi giocato tanto Affinity, magari tornavi un anno dopo e riuscivi tranquillamente con poco testing a fare un torneo competitivo e ad essere competitivo in quel torneo. Adesso non è per niente così. Cioè, se tu passi da un anno all'altro, ciao, cioè, ciaone, capito? Poi sì, ci sono le eccezioni, magari tipo Murtide è un mazzo che è da un anno all'altro. Però devi sempre giocare attorno e contro altre carte nuove, altri archetipi nuovi ed è molto difficile, veramente molto difficile. Questa tabella per me è impressionante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma è veramente impressionante. Impressionante. Vi faccio vedere Modern Horizon 1. Modern Horizon 1 in teoria è stato il primo della serie fortunata di questi set che doveva avere un impatto forte sul Modern e l'ha avuto perché ai tempi l'ha avuto, cioè tantissime carte si giocavano, eccetera. Facciamo conto che stiamo parlando di un set uscito nel 2019, mi sembra. Adesso lo apro subito, così ve lo dico. Che palle. Arrivo, prodotti. Vabbè. Comunque dovrebbe essere 2019. Vabbè. Modern Horizon. Così almeno non diciamo cavolate. Modern Horizon. Ok, c'era scritto, ma ho schiacciato troppo in fretta. 14-2019. Ok, 2019. Non avevo sbagliato. Quindi dal 2019 a oggi sono meno di 5 anni, ok? Meno di 5 anni, non sono passati neanche 5 anni. La Force of Negation, che adesso è la carta che vale di più di Modern Horizon, è ancora giocata in Modern ed è una staples del Modern. Quindi questa carta ha avuto un impatto e c'è rimasta. Ma prendiamo altre carte. Vraenei VI, che adesso troviamo a partire da 23 euro, che è un prezzo veramente basso. E come vi dissi già un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, Vraenei VI era destinata a scendere ancora, infatti è scesa, perché purtroppo non c'è proprio richiesta. Cioè, in Modern si gioca veramente poco in questo momento storico, e tipo in Commander multiplayer non è il Planeswalker che vuoi, perché in 4 ti possono attaccare, in 3 ti possono attaccare, e quindi muore subito Vraenei VI, ok? Quindi non è una carta Commander multi. E se in Modern si gioca poco, purtroppo è un Planeswalker destinato a scendere, è così. Poi magari, tipo tra 2 mesi, dopo Modern Horizon 3, switch ancora il meta e quindi Vraenei VI diventa più forte perché la carta comunque è buona. Però voi pensate che la bomba di MH1 era Vraenei VI, che non Force of Negation, parlando di prezzo, parlando invece di Modern, è meglio Force of Negation. Comunque la seconda carta era Vraenei VI, ok? E ha toccato una carta che ha toccato i 70, 80, 90 euro, anche per il Legacy, poi è stata bannata, bla bla bla. E adesso è crollata a 23 euro. Quindi vedete in 5 anni come una staples del formato, una carta fortissima, la più forte del set stampato per quel formato, poi alla fine non si giochi. Ma anche altre carte come Ranger Capitano Feos, alla fine non vedono particolare gioco in Modern in questo momento. Non è una carta particolarmente giocata. Vogliamo parlare di Urza? Urza Lord Eye Artificer? Vogliamo parlare di Season and Pyromancer a partire da 6 euro? 6 euro per il Season and Pyromancer? Le terre, queste qua, sono già state ristampate. Questo, vabbè, in 5 anni ci sta la grande. Però, uscendo le Surveyland, è ovvio che comunque a un certo punto poi devi fare delle scelte. E quindi più terre forti in Modern escono, e meno poi si giocheranno queste. Quindi capite, la Giver of Runes si gioca poco, oggettivamente molto molto poco. E quindi capite come tutto diventa obsoleto in fretta e questo non rende sostenibile il formato. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante. Questi sono i prodotti sigillati di Modern Horizon usciti finora. Non guardate quelli di Modern Horizon 3 perché deve ancora uscire e non fanno testo.
Il Collector Box parte da 3,20, in inglese da 3,50. È il prezzo che a cui stava quando è uscito più o meno. Le buste di espansione, quindi le set booster, probabilmente sono anche scese, erano anche più alte, o comunque sono lì. Quindi parliamo di un set uscito 3 anni fa che sembrava un set bellissimo, a tutti sembrava un set incredibilmente bello con le fetch, eccetera. Che per la politica della Wizard, che è quella di stampare infinito, aumentare power level, stampare 100 set forti, 100 carte forti, 1000 carte forti, tantissimo, ristampare bla 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 bla, alla fine anche questi set non salgono. Cioè, dopo 3 anni siamo qui a parlare di Modern Horizon 2 come un set mediocre. Perché? Perché al prezzo di quando era partito. Quindi quando sento le persone mi chiedono: ma ha senso comprare 5 box di quello, tenerle da parte, bla bla. No, ragazzi, di quasi nessun set ha senso. Di pochi pochi ha senso. Uno ve l'ho segnalato io sul canale, era Lord of the Ring, la ristampa Tales of the Middle-earth. Quello è salito da 300 a 450, 420 adesso. Ha preso un sacco di soldi e quello ve l'ho consigliato. Abbiamo fatto anche unboxing sul canale, quindi ci ho investito anch'io, ve l'ho consigliato perché pensavo fosse salisse veramente. Io i primi box li ho pagati 3,30 e poi 3,50 e poi 3,70. Poi mi sono fermato, però adesso sono ancora più alti, cioè, perché non ce ne sono di quelli. Quello è un prodotto limitato, bellissimo, che piace a tanti, con carte fighissime. Ci sono le serialize, il The War Ring in 100 copie, quindi era fighissimo. Ma tolti pochissimi prodotti sigillati, che la maggior parte di quelli che salgono sono limitati, ok? Quindi collector con le serialize, eccetera. Gli altri, alla fine, vedete che anche di un set come Modern Horizon 2 non salgono. E guardate Modern Horizon 1, 200 euro, prezzo di 4 anni fa quando li compravo io. E Modern Horizon 2 e Draft Box, guardate che prezzo ha. Quindi hanno tutti il prezzo di quando sono usciti più o meno. Perché? Perché purtroppo, pur essendo un bel set, se la Wizard manda nei negozi i box di Modern Horizon 2 per più di 2 anni e nel frattempo stampa 1000 carte forti per il formato con power level sempre più alto, anche le carte presenti in questi set non salgono. È pieno di carte che valgono meno di 1 euro, che sono rare o mitiche, che dovrebbero valere di più per i power level che hanno, per il potenziale che hanno, ma che poi alla fine fanno fatica. Altra cosa, come se non bastassero i Modern Horizon, la Wizard ci ha stampato anche Lord of the Ring, come stavamo dicendo. Quindi, essendoci anche Lord of the Ring, che è Modern Playable, fino a qualche anno fa questi set non erano Modern Playable. Conspiracy e tutti gli altri erano solo dal Legacy al Commander al Vintage. Adesso, avendo aumentato il power level, loro si possono permettere di dire: faccio un set che non è specificatamente per Modern, perché oggettivamente Lord of the Ring non era specificatamente per Modern. Però, se andiamo a guardare, The War Ring ha avuto un impatto enorme. Orcish Bowmaster, peggio mi sento, ha avuto un impatto più che enorme. The Lighted Halfling non ha avuto un impatto enorme, e infatti questa è una carta friendly per il Modern, che non distrugge formato, che eccetera. È un accelerino che ci sta e sono contento. Si gioca però, oggettivamente si gioca. Poi altre carte per il Modern ci sono, ma Flame of Honor ha avuto poco. Poi vabbè, ci sono tu tutto il ciclo dei ciclini, eccetera. Comunque ci sono altre carte forti. Il set non è propriamente per Modern, però The War Ring e Orcish Bowmaster hanno cambiato il Modern. Ma di tanto, perché The War Ring è una carta sbroccata, che la Wizard all'inizio non ha voluto bannare perché non poteva bannare. Quindi vedete come investire in Modern, giocare Modern in questo momento storico, non sia per niente conveniente, non sia per niente sostenibile. State mettendo i vostri soldi su un qualcosa che perderà valore al 90%. Perché questa è questa la realtà che viviamo. Viviamo una realtà dove tu spendi 200 per 4 carte e rischi che o che te le ristampano o che diventano obsolete. Chi ha comprato 4 Brennen Six ristampati in Double Master 2022, se non erro, o dove sono stati ristampati, pensando: ah, sono stati ristampati, adesso sono bassi. Il cazzo sono bassi, è crollato della metà del prezzo. E anch'io, cioè anch'io volevo tenere 4 per fortuna poi non l'ho fatto. Non ho tenuto neanche uno, mi sembra. O forse ne ho tenuto uno. Però è questo il ragionamento che bisogna fare. Purtroppo il Modern attuale è troppo frenetico. È veramente un buco nero dove buttare i vostri soldi. Purtroppo. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e niente, alla prossima. Ciao ragazzi.